Questo che sarà l'ultimo lavoro della serie nel campo della ricerca storica concerne un avvenimento di grande importanza, una cosa che la maggior parte dei fanesi non conosce o conosce in una maniera del tutto superficiale e concerne l'atto dinamitardo dei tedeschi prima della loro ritirata che abbatterono 7 campanili della città. Ripeto, è un avvenimento significativo e deve, lo sottolineo, proprio lo rimarco, deve essere conosciuto. Ero di fronte ad un dilemma quando ho iniziato il lavoro, cioè come realizzarlo. E ho pensato soprattutto ai giovani e quindi tratto anche avvenimenti che concernono la guerra, nel senso lato, quindi avvenimenti accaduti anche, dico Pearl Harbor, per dire Dresda e via dicendo. Quindi un lavoro dedicato ai giovani, e tant'è che faremo omaggio di una copia del documentario a tutte le scuole comunali. Documentario che è di 5 puntate, ciascuno della durata di 45 minuti, e riguarda la distruzione dei 7 campanili della città. Fano quella volta era più bella di quella che vedo oggigiorno. Certo che un avvenimento accaduto nel 1944 potrà essere ricordato soltanto da quelli che hanno da 78 anni in su. Un fatto, questa distruzione, che pone Fano al primo posto nella graduatoria nazionale per questi atti barbare prodezze dei tedeschi che hanno abbattuto 7 campanili. Primo è Fano, secondo Faenza, terzo Empoli nella graduatoria nazionale. Troverete documentazione reperita presso gli archivi del Public Record Office di Londra, della Royal Air Force, inoltre quelli reperiti anche al National Archive di Washington e addirittura in Alabama, nella capitale Montgomery, dove c'è una grande biblioteca, una base aerea di Maxwell, una delle più grandi negli Stati Uniti. L'ultima puntata è quasi tutta dedicata alla ricostruzione, perché di 7 campanili atterrati e ridotti a macerie ne sono stati ricostruiti 4, 3 in malo modo e 1 che rispecchia quello che c'era, dove era e come era.